corale, figurati. Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo vlog. È venerdì mattina e noi ci siamo svegliati così. Neve ovunque, la neve è arrivata, ha nevicato anche mercoledì, però una cosa veramente leggera. Stamattina ce n'è di più, non è tantissima, però sta continuando a nevicare e prevedono entro la fine della giornata 30 cm. A vedere così saranno neanche 5 cm, però sono anche le 9 del mattino, quindi c'è tutta la giornata per buttarne giù tanta. E noi siamo a casa, sono felicissima perché siamo a casa. Per noi il weekend è iniziato ieri sera, quando siamo rientrati, e oggi ci siamo presi la giornata perché abbiamo da fare alcune cose prima della partenza di Gigi, che sarà lunedì, quindi nonostante la neve dobbiamo uscire e fare delle commissioni, devo anche andare al supermercato. Insomma, ne approfittiamo per fare un po' di cosine. Sono contenta di questa cosa, sono contenta che la neve è arrivata proprio il giorno in cui noi ci siamo presi questa giornata libera per stare a casa, perché per una volta non ci siamo dovuti alzare all'alba per spalare tutto il vialetto per poter uscire con la macchina, perché altrimenti è un po' difficile qui da noi. Quando la butta giù bene, e essendo che il vialetto non è asfaltato ma è sterrato, è difficile. Io con la mia macchina sono già rimasta impantanata, infatti è per questo che Gigi ieri sera, previdente molto più di me, io no, non ci ho neanche pensato, lui invece previdente ha lasciato la macchina un po' più su, così da riuscire a uscire tranquillamente, anche perché è in discesa, o meglio è in salita, per uscire è in salita, quindi metteteci la neve, il fatto che è terra, la salita insomma diventa un po' una menata a uscire da qui. Invece lui ha avuto l'idea geniale. Comunque sto guardando fuori adesso e nevica bene, adesso sta nevicando veramente bene, niente che riesce a bloccarci in casa come forse era successo invece non l'anno scorso ma magari 2 anni fa. Ci siamo svegliati, era un sabato mattina, era tipo il 4, il 5 marzo, e ci siamo svegliati con almeno 30 cm di neve, tutto bloccato, la corrente saltata alle 11 del mattino e non è tornata fino alle 11 di sera, quindi eravamo in casa con le candele, al freddo perché la stufa non poteva funzionare, la caldaia funziona? Vabbè, non mi ricordo, so che eravamo sul divano tutti imbacuccati, senza luce, senza televisione, senza internet, proprio bloccati in casa, sepolti in casa. E ora della fine della giornata mi sembra che ha fatto mezzo metro di neve o 60 cm di neve, però è stato bellissimo. E lì ci è andata bene perché appunto sabato, ok, ce la siamo scampata, però come dico sempre la neve è stupenda, ma quando ti devi alzare la mattina un'ora prima, perché se non ti metti a spalare non puoi andare a lavorare, è che spavento! È la Penny che gratta la porta. Ripeto, non è sempre carino quando appunto devi metterti a spalare tutto per andare a lavorare, altrimenti sei bloccato e non puoi fare nulla. Se la fa nel weekend va benissimo, durante le vacanze di Natale poteva farla, niente, però vabbè, insomma siamo contenti del fatto che siamo a casa. E io mi sono già data una sistemata, mi sono già truccata un pochino, ma sono ancora in pigiama, è una cosa che mi piace fare, io mi trucco in pigiama, poi resto ancora un po', mi ballo un po' in giro come dice Gigi, poi mi vesto e si esce. Mi piace tantissimo quando nevica e posso farlo, mettermi a ascoltare, cioè stare in silenzio, quindi spegnere tutto e mettermi ad ascoltare i rumori che si sentono fuori. E la cosa bella è che quando nevica è tutto ovattato e sembra tutto silenziosissimo, senti soltanto la cala quando passa, la gente che spala i vialetti, quindi il rumore della pala che tra poco dovremo utilizzare anche noi,
È bello, è una sensazione molto bella. E niente, prima di uscire volevo affrontare un argomento che non pensavo di dover affrontare, nel senso, o meglio, è una cosa che non avevo pensato di affrontare nel vlog. La domanda più gettonata di questo periodo, soprattutto su Instagram, mi avete praticamente intasato i direct di Instagram. Su YouTube poco, giusto qualcuno sotto qualche vlog l'ha scritto. Ma veramente su Instagram mi avete tempestata di questi messaggi. Guardate bene che non è una lamentela, una critica o altro, è solo una constatazione. Mi sono ritrovata settimana scorsa, o forse più di una settimana fa. Ecco che passa la cala. Non so se la sentite, però sta passando la cala. Giusto per ricollegarmi al discorso di prima. Comunque, stavo dicendo che mi sono ritrovata a fare delle storie su Instagram in cui vi ho detto che per me è un momento bellissimo, un momento felice, siamo contenti, stiamo in procinto di affrontare una fase della nostra vita sicuramente impegnativa, però al momento è molto bello e quindi sono contenta. E questo lo dicevo in relazione ad alcuni commenti che avevo ricevuto sotto i vlog natalizi che ho caricato qualche tempo fa. C'è chi mi ha scritto: "Ma ci prendi in giro, carichi dei vlog di Natale dopo un mese, eccetera." Ho ricevuto questi commenti in una giornata in cui ero un po' giù, ero un po' abbattuta. E quando succede così, quando ho queste giornate, basta veramente anche un commento così stupido per rendermi ancora più triste, ma non, no, triste è la parola sbagliata, per buttarmi giù ancora di più. E quindi questo condividere questo screenshot su Instagram è stato anche un modo per ricevere il vostro affetto. Io lo ammetto, l'ho fatto anche per quello, per risollevarmi il morale, perché siete sempre in grado di farlo, o meglio, voi mi dite che io lo faccio sempre con voi e quindi avevo bisogno questa volta io di essere un po' tirata su di morale. E dopo un punto questi screenshot vi ho detto che avrei attraversato un bel momento, che non avevo voglia di farmelo rovinare da nessuno, e questo perché sono molto impegnata in questo periodo e quindi i vlog di Natale sono riuscita a editarli e a caricarli, è vero, dopo un mese, ma vi giuro che non ho avuto un attimo di tempo. La sto prendendo molto larga, però ci sto arrivando. Piano piano aggiungo un pezzo, perché non vi ricordo bene come era andata la cosa. Comunque, questa dovrebbe essere la situazione. Da lì ho ricevuto, non scherzo ragazzi, centinaia di direct in cui avete scritto: "Jenny, ma sei incinta? Ma sei in dolce attesa? Aspetti un bimbo? Il momento bellissimo riguarda la gravidanza." E così, e quindi mi sono ritrovata a rispondere ripostando alcuni di questi commenti e chiarendo la situazione. No, per il momento non c'è nessun bimbo in vista. Però veramente mi avete intasato i direct con questi messaggi. C'è addirittura chi mi ha scritto: "Lo sapevo, è per questo che hai una luce strana negli occhi, che sei più bella del solito." Tutte queste cose qua, no? E quindi alcune proprio di voi si sono fatte dei film, dei castelli in aria, dando per scontato che la mia felicità fosse legata a questo, no? Ad un'ipotetica gravidanza. Io vi ringrazio di cuore, ovviamente, per il bel pensiero, anche perché non mi avete scritto niente di brutto, anzi. Anzi, mi avete scritto delle cose molto belle, dei messaggi molto affettuosi, quindi grazie. Però lo dico anche qui, visto che qualcuno su YouTube, sotto i video di YouTube, l'ha scritto: ragazzi, non sono incinta. Però mi è venuta da fare una riflessione. Quando una donna dice di essere felice, dice che sta attraversando un periodo molto bello della propria vita, in cui appunto è felice, si sente realizzata, eccetera, eccetera, si pensa subito che quella persona sia incinta. E quindi dico: perché? Perché per una donna la felicità deve essere legata per forza ai figli. Non può essere che ci siano anche altre cose che la rendano felice, che la rendano orgogliosa. Non è una critica, e badate bene che non è assolutamente una critica. La mia è soltanto una riflessione, una constatazione, ed è appunto uno stereotipo, secondo me, per cui la donna è felice nel momento in cui è incinta e sta affrontando una gravidanza. Io penso che possano esserci anche altri motivi. Ripeto, probabilmente si è creato questo stereotipo e quindi nel momento in cui una donna dice "sono felice",
oddio, sei incinta, subito. Ditemi cosa ne pensate anche voi, se la pensate come me, se la vedete come me, oppure se pensate che la mia visione sia sbagliata. Fatemi sapere nei commenti, ma ripeto, non si tratta assolutamente di una critica a quelle persone che me l'hanno scritto. Assolutamente no, è una domanda lecita. E domandare è lecito, rispondere è cortesia, giusto? Credo di sì, e quindi io rispondo semplicemente no. Nel momento in cui dovesse succedere, vi prometto che a tempo debito ve lo farò sapere. Per il momento vi dico che il momento felice è legato ad altre cose e sono comunque felice, cioè nel senso non è che se non sono incinta non sono felice, sono felicissima, a mille, proprio felicità a mille. Io spero che si veda qualcosa. Sì, dai, si vede, sta nevicando. È sottile, però viene giù e non si vede nulla. Nuvole, il lago non si vede, le case non si vedono. Che cosa stai guardando? Ti vedo interessata. Cosa hai visto? Ma non c'è niente? Vabbè. Dai, andiamo su. Andiamo su. Aspetta. Oh, come viene giù? Non si vede, però viene giù. Dai, su. No. No, no. Tu vuoi andare a correre, lo so. Vuoi andare a correre nel prato. Dai, su in macchina, andiamo. Dove sei? Qui, Penny. No. Su. Adesso spiegami perché devi mangiare la neve. Spiegami perché devi mangiare la neve. No. No, no, dobbiamo andare dopo. Dai, andiamo. Dai, su, hop. Andiamo. No. No, Penny, biscotto. Su. Brava, seduta. Cosa non si fa per un biscottino? No. Si vede proprio, ah, vedi quella che il cade. Fiocco, vedi quella sugli bello. Alberi. Ma comunque non è tanta, no, no, no. Addirittura il vicino è altro che 30, avevano detto 50, un metro. Com'è svegliarsi con 15 gradi la mattina in casa? Ci siamo svegliati in realtà con il dolce peso della Penny sul letto, che ovviamente si mette proprio sopra di me per baciare lui, come per dire tu levati. E quindi ci siamo svegliati così e in più abbiamo scoperto che la caldaia non andava e quindi c'erano 15 gradi. Com'è, com'è? Uscire fuori? Mi è capitato anni fa, mi sono svegliato con 11 gradi. 11 quindi. Gradi sarebbe stato peggio. Vabbè, non è 15, vabbè, non è così assurda come cosa. Per fortuna abbiamo la stufa, però vabbè. Roba da poco, sistemato subito. Però al momento, insomma, l'impatto, uscire dal calduccio delle coperte e sentire proprio il freddo, sì, non è stato molto bello. Quindi siamo ritornati a letto tutti e tre, perché ovviamente anche lei ci si mette. E lì? No, è accucciata. E di là? Non si vede. Mi sa che non si vede, vabbè, il mio telefono sta impazzendo. Bene, spesa fatta, sono appena rientrata, giusto il tempo di togliermi sciarpa, guanti, cappello, giacca e tutto. E vi faccio vedere al volo quello che ho preso, anche se ho acquistato non tantissime cose, però vi faccio vedere al volo. No, partiamo da qua. Partiamo dai limoni, è una rete da 750 grammi, semplicemente limoni. Questi li uso sia per fare i dolci, non solo dolci, quando mi serve magari la scorza del limone, ma anche quando mi serve proprio il succo del limone, perché fino a poco tempo fa utilizzavo quelli nella boccettina per quanto riguarda il succo, però effettivamente la differenza c'è. Poi ho preso
Una cosa che prendo spesso in questo periodo sono questi sacchettini, come se fossero delle zuppe. In realtà questi sono 5 cereali, però di solito prendo anche quelli che all'interno hanno, non lo so, legumi, piuttosto che miglio, quinoa, eccetera. E effettivamente mi trovo molto bene. Come li faccio io? Preparo un po' di brodo, lo porto a ebollizione, butto la quantità che mi serve, aggiungo anche delle verdure surgelate tipo piselli, fagiolini, non lo so, magari carote o patate, in questo caso non surgelate, porto a cottura in 10 minuti, un quarto d'ora, e poi o la lascio un po' brodosa tipo zuppa, in questo caso metto un po' più di brodo, altrimenti se voglio qualcosa di asciutto aggiungo meno acqua, anzi non vado proprio ad aggiungerla durante la cottura. E sono una bomba, perché queste cose qui saziano tantissimo, si preparano in un attimo e ti salvano tante volte il pranzo o la cena. Poi ho preso questa busta di cavoli, broccoli, cavolfiori. Mi piacciono tantissimo perché mi piace tantissimo il cavolo romanesco, che è questo qui. Io amo la verdura in generale, ma il cavolo mi fa diventare matta. Piselli, una confezione da un chilo di piselli surgelati, questi li dovrò usare stasera, così come anche questi che sono dei pomodorini pelati della linea Carrefour Bio, ne ho presi 2. Ho preso le banane, ho preso, questo lo tengo per ultimo, andiamo avanti, croissant, questi dovrebbero essere marmellata di albicocca, come quelli di stamattina, soltanto che tante volte mi ritrovo la sorpresa, quindi mi aspetto, essendo già confezionati, li ho presi dove ho preso quelli di ieri sera. Tante volte mi fermo la sera a prenderli al supermercato per la mattina dopo, in questo caso ero già in giro, quindi li ho presi per domani mattina, però tante volte, essendo già confezionati, mi ritrovo la sorpresa, quindi non lo so, questa volta non c'era erano quelli integrali, integrali al miele, in realtà integrali marmellata. A me va benissimo uguale, però ogni tanto c'è la sorpresa, quindi non è detto che siano l'albicocca. Focaccia, semplicissima focaccia, così perché non lo so, oggi sono in vena di carboidrati, di pane, di focaccia, e ho preso anche questa che non ho mai provato, pagnotta integrale mulino bianco, ed è molto sofficiosa e dovrò usarla stasera. Credo stasera la farò un po' tostare e poi la mangeremo insieme a quello che andrò a cucinare stasera, che è contenuto qua dentro. Sono passata in pescheria e ho preso circa 6 etti di non moscardini ma di ciuffetti di calamaro, e stasera voglio farli in umido con i pomodori, con i piselli, un po' di pane tostato. E non so se vi farò vedere la ricetta, perché vorrei fare proprio un video a parte rispetto a questo vlog, del tipo preparo la cena con voi, qualcosa così. Spero che possa piacervi l'idea, perché è uno spunto che mi avete dato voi su Instagram. Vado a sistemare tutto e ci vediamo dopo. Già che siamo qui a parlare di cibo, di cose da mangiare, vi faccio vedere un acquisto che ho fatto qualche giorno fa in un negozio che vende cialde per le macchine del caffè, un po' di tutte le marche, o meglio compatibili con le macchinette del caffè di tutte le marche, quindi Nespresso, Dolce Gusto, Lavazza, e chi più ne ha più ne metta. Sono andata incuriosita da un cartello che avevano fuori con tutti i gusti delle varie macchinette, e quindi ho preso questi due un po' per provare. Sono due sacchetti da 16, io non so dirvi la marca sinceramente perché non c'è scritto nulla, però magari qualcuno riconosce il sacchetto e scrive, è così gentile da scrivere nei commenti dove si trovano, dove si acquistano, anche se in realtà se cercate su Google cialde compatibili Nespresso, cialde compatibili Dolce Gusto, eccetera, viene fuori veramente di tutto. Comunque, che cosa ho preso? 16 capsule di caffè al pistacchio. Io non bevo il caffè, però Gigi l'ha provato per la prima volta stamattina, me l'ha fatto assaggiare e ragazzi è uno spettacolo, è veramente qualcosa di buonissimo, sa proprio di pistacchio, si sente poco, devo dire, l'aroma del caffè, e a me la cosa non dispiace perché io non lo amo proprio particolarmente, cioè non lo digerisco proprio, ma questo veramente è buonissimo. Poi viene una schiumetta che è fantastica, beh comunque l'avete visto, perché l'avete visto, è leggermente verdino, quindi richiama proprio il pistacchio, è veramente buono e secondo me va zuccherato anche meno rispetto agli altri tipi di caffè. Poi, oltre a questo, ho voluto provare una cosa un po' particolare, perlomeno per me particolare, non che il caffè al pistacchio non lo sia abbastanza, però cioccolata alla menta. Questa l'abbiamo provata per la prima volta ieri sera, vedete che è aperta,
buonissima. L'unica cosa è che entrambi non vanno fatti troppo lunghi, soprattutto la cioccolata deve essere abbastanza ristretta, non quanto un caffè espresso, ci mancherebbe, però non deve essere una tazza intera, perché con una sola cialda non è abbastanza, risulta un po' annacquata, quindi una mezza tazza però viene fuori un qualcosa di buonissimo, dolce abbastanza, e calcolate che io sono una che mette lo zucchero un po' dappertutto, lo so, non fa così tanto bene, però mi piacciono le cose dolci, e per me questa non ha bisogno di aggiungere nulla, se non magari un goccino di latte, ci sta bene. E ero convinta di aver preso una fregatura, o meglio, sì, sarà una cioccolata normale, ma non sa di menta, ragazzi, sa di menta, ma sa di menta non in maniera fastidiosa, non sa di dentifricio, ma ci sta benissimo, sembra quasi di mangiare il gelato cioccolato e menta, che a me piace tanto. Oppure quei biscotti ricoperti, no, non sono biscotti, sono proprio cioccolatini alla menta, che hanno quasi la forma delle Pringles, adesso non mi ricordo come si chiamano, forse si chiamano After Eight, può essere. Beh, comunque Gigi ne va matto e ricordano veramente tanto il sapore di quei cioccolatini, di quei biscotti, e sono contentissima quindi di questo acquisto. Magari a voi non ve ne frega niente, quindi sono qua a parlare da 5 minuti, però sono molto contenta di questo acquisto. La prossima volta voglio provare il cappuccino alla nocciola, c'era anche cappuccino normale alla vaniglia, poi cos'è che c'era? Forse anche il caffè alla nocciola, c'erano delle cose un po' particolari, e quindi la prossima volta vi terrò aggiornate e vi farò vedere le prossime capsule, le prossime cialde. Calcolate che adesso Gigi parte, quindi non so quanto io le utilizzerò, questa sì, ma il caffè rimarrà lì, quindi tra un po' vi aggiornerò. Se conoscete anche voi queste capsule, queste cialde, mi raccomando scrivete nei commenti, così che magari chi voglia cercarle, insomma, sappia dove andare a cercarle, ecco. In sostanza siamo pieni di cialde per il caffè, perché ginseng a me piace moltissimo, poi c'è l'espresso confezione da 30 che compro e ricompro sempre, e poi ci sono anche queste due, quindi siamo un po' invasi dalle cialde della macchina del caffè, anzi capsule, perché mi sa che cialde è un'altra cosa, io lo uso in maniera impropria. Vabbè, siete anche voi così, quindi ci sono dei periodi in cui o non trovate una capsule in tutta la casa, in tutta la cucina, e questi periodi si alternano di solito a quei momenti in cui siamo invasi, ci sono capsule del caffè ovunque. Ditemi che anche voi siete così come noi, così mi sento un po' meno sola. Ragazzi, siamo venuti un attimo dai miei, la penna è appena salita sul letto, se non si fosse sentito, e questa è la situazione, non so se si vede, ma sta nevicando abbastanza, sta facendo parecchia neve qui, più che da noi, stranamente. Ci sono già tutte le zampettate, e non solo, della Penny e Bibo in giardino. È bello. Visto che è ora di pranzo, credo che ci fermeremo qui a mangiare. Stiamo preparando il pranzo, e cosa sto facendo? Brodo. Quindi ho preparato un po' di brodo, non tantissimo, e adesso vado a buttare, visto che bolle, vado a buttare il contenuto di questo sacchettino di quelle zuppe, non è che sono già pronte, però cuociono abbastanza in fretta. Questa, ad esempio, non si vedrà mai, però ve lo dico io, andate sulla fiducia, ha dentro cereali, riso, farro, legumi, piselli, lenticchie. Io ho aggiunto anche un po' di piselli surgelati, e vedete sotto c'è, sì, si appanna il contenuto del sacchetto. Vado a versare tutto insieme e lascio andare per 10 minuti, un quarto d'ora, e viene una zuppa buonissima. Se scende, sì. Ma abbonda col formaggio, ce n'è, va bene, io abbondo di più. Vediamo cosa c'è di nuovo questa settimana nel vaso delle meraviglie. Allora, questi sono gli stessi, c'erano anche settimana scorsa, in realtà non sono gli stessi, che lei li compra, perché poi tutte le sere li smangiucchia. Poi ci sono, vabbè, c'è questo che è aperto,
L'ho appena assaggiato, è una cosa, è veramente buonissimo, però mi deve piacere il cioccolato bianco, io non ne vado matta, preferisco il cioccolato fondente addirittura, neanche quello al latte, perché quello al latte e quello bianco per me è fin troppo dolce, però devo dire che questo è smorzato un po' dal wafer che c'è all'interno, lo hacker, non è affatto male. E poi ci sono loro, che sono i miei cioccolatini preferiti, sono questi ovetti, gli Choco Bones Kinder, sono buonissimi, perché è un po' come l'ovetto Kinder, però in miniatura e ripieno, perché dentro ha tutta questa cremina al latte. Io di questi ne mangio una marea, sono capace davvero di mangiarmene un sacco uno dietro l'altro. E poi vabbè, ci sono gli stessi dell'altra volta, pistacchio, questo che è il boero, quello con la ciliegina. Questi di solito li mangia mio nonno quando viene a trovare i miei. E anche questi sono molto buoni, sono cioccolatini, cioè fuori cioccolato fondente e all'interno c'è anche qui crema al latte, ma se non sbaglio ci sono tipo dei pezzettini di cereali o di nocciole, quindi c'è un po' il croccantino all'interno. Anche questi non sono male, sono molto simili agli Choco Bones effettivamente. Vedete che sul mio canale trovate di tutto, recensioni di cioccolatini oltre a recensioni di cosmetici, c'è un po' di tutto. E dal cioccolato passiamo alle piante, vi faccio vedere questa bellissima pianta che dovrebbe essere una calla, però nel caso in cui non lo fosse, perdonate l'ignoranza, ed è bellissima. Questa è un regalo di nozze, un regalo che ci hanno fatto i vicini di casa per il matrimonio, soltanto che non so se si vede, però è grande, molto grande, e io al momento non so dove metterla, quindi tutte le piante che abbiamo ricevuto tranne un'orchidea, il resto le ho lasciate qui. Quindi c'è questa, c'è un tronchetto della felicità, c'è un'altra orchidea gigante, ci sono un po' di piante sparpagliate per la casa dei miei. Quando cambieremo casa, poi avendo più spazio, sarà tutto un altro discorso, però guardate che bella che è. E questo è il tronchetto della felicità, mi piace tantissimo come pianta. E poi anche il vaso è molto bello, perché è ricoperto tipo di corteccia finta ovviamente, però sta molto bene anche qui sul camino, perché qui c'è il camino che ovviamente non viene mai acceso, perché altrimenti questa pianta non sarebbe così, così bella. Devo dire che mia mamma è molto brava, ha il pollice verde, sicuramente più di me, io non so se riuscirò a mantenerla così un domani, però mi piace tantissimo. E a proposito di piante, vi ringrazio un sacco per tutti i consigli che mi avete dato per la sopravvivenza delle orchidee. Già che ci sono, vi faccio vedere anche l'orchidea di mia mamma, che poi è quella che ci hanno regalato al matrimonio. Guardate quanto è lungo questo stelo. E sì, questo è il regalo di Natale dei miei genitori, bellissima questa foto, però guardate com'è bello verde, non è secco come il mio. Boh. E lei effettivamente la mette a bagno come mi avete consigliato voi di fare, quindi prende il vaso, questo qui, e la mette in ammollo nell'acqua per circa una mezz'oretta, poi dopo la toglie e basta. È bellissima, cioè nel senso non è fiorita, però almeno non sembra morta come la mia. Allora, visto che prima vi ho fatto vedere le capsule del caffè che ho preso per la Dolce Gusto, vi faccio vedere quelle che invece mia mamma ha preso per la Nespresso. Allora, qui abbiamo un caffè diciamo normale, ristretto, soltanto che viene veramente corto, molto molto corto, cioè c'è proprio una goccia di caffè, però mi hanno detto che è buono. Poi qui, anzi questo lo lascio per ultimo, questo è veramente spettacolare ed è Irish Coffee. Mia mamma dice che sa di crema al whisky, di Baileys, lei ama il Baileys, e quindi quando l'ha visto ha detto no vabbè, io lo devo prendere. E l'ho assaggiato anch'io, e come il caffè al pistacchio per la Dolce Gusto, sa poco di caffè anche questo, però è veramente molto simile al Baileys e riesco a berlo anche io, proprio perché non ha questo sapore intenso di caffè, cioè io uno così ristretto non riuscirei mai mai a berlo, starei male veramente. Invece questo non mi dà nessun problema, l'ho bevuto e è buono. Anche questo, come quello al pistacchio, non ha bisogno di essere zuccherato, a meno che non piace il caffè estremamente dolce, veramente buono, da ricomprare sicuramente. E poi c'è questa che invece è una mini cioccolata, si chiama appunto mini choc, e io credevo che fosse caffè
al cioccolato, aromatizzato al cioccolato. In realtà è una cioccolata ristretta, quindi viene come un caffè. Quando mi capita di venire qui me la faccio nella tazzina del caffè ed è buonissima. Somiglia molto alla cioccolata che abbiamo preso noi, soltanto che ovviamente non sa di menta, rimane liquida. Io amo la cioccolata calda liquida, non amo la chobar perché rimane troppo densa. Diciamo che amo proprio la cioccolata stile americana, quella liquida dove metti dentro i marshmallow, non mi piace quella densa, e quindi per me questa è buonissima, è veramente buona. Poi essendo ristretta, sa proprio di cioccolata, rimane bella corposa, insomma buonissimi tutti, approvati tutti anche i loro. Qui forse si vede meglio, effettivamente sta venendo giù dei bei fiocconi grandi, purtroppo in telecamera perdono un po', però... è bellissimo, ragazzi. Sto solo pensando se riusciremo a tornare a casa, perché noi abbiamo una salita bella ripida, molto ripida, c'è anche una curva e non è facile se non è passata la cala più volte. Speriamo di riuscire a ritornare a casa. Al massimo facciamo come gli altri anni, ci capita sempre almeno una volta l'anno, lasciamo la macchina giù, cioè prima di iniziare la salita, e ce la facciamo a piedi. Non abbiamo paura di camminare, quello assolutamente. Le scarpe giuste le abbiamo, siamo imbacuccati. No, ma un po' di neve falla, no? Giusto un po'. Ma che ce n'è di più dai tuoi? Sì, ce n'è di più dai miei, ma quanta ce ne sarà? Erano anche più pulite le strade, però. 20 le ha fatti, 3-4 dai. Super giù per tu lì. Sei simpatico. Là per là. Lì per là. Secondo me 20 centimetri li ha fatti. E non sta smettendo. Amore. Guarda, perché è buio, non ti si vede? Vabbè, inquadriamo la neve che è più bella. La Penny è felice che ci tocca la passeggiata. Niente, non c'è stato verso di salire in macchina. Dopo vi racconto. Adesso ci facciamo questa passeggiata di 5 minuti. Bella la neve, bellissima, proprio bella bella. Se poi la Penny mi fa anche cadere. Andiamo? Dove sei tu? Ci sei? Bella la neve, eh? Oh, bellissima! Non ho capito. Io con la mia macchina elettrica sono arrivato più vicino degli altri. Sì, tu con la macchina elettrica sei arrivato più vicino degli altri. Sì, però comunque non riusciamo lo stesso ad arrivare a casa. Penny non tira... La Penny è l'unica felice della situazione, cioè non è felice di più. Sei impazzita! Adesso ti libero. Felicissima lei! Patata! Adesso ti faccio correre! Adesso ti faccio correre nel prato! E vabbè, abbiamo fatto la gita sulla neve. Guarda che abbiamo un cane strano noi comunque. Non tira mai, anzi si fa sempre tirare. Quando c'è la neve tira come un mulo. Guardala! Siamo a casa, ragazzi, siamo a casa sani e salvi, non tutti perché manca la macchina, e come ho cercato di dirvi prima, alla fine siamo rimasti bloccati sulla salita. Ci è andata male in realtà, perché quando siamo arrivati ci siamo impantanati, visto che c'erano altre tre macchine a metà salita, un po' più su della metà della salita, ferme. C'è chi montava le catene, c'è chi si era impantanato, e come saprete anche voi, se quando nevica ti fermi a metà salita non riparti più, quindi devi tornare indietro, prendere la rincorsa, provare a risalire. Però ormai anche la strada era tutta c'erano tutti i segni delle macchine, quindi la neve schiacciata, non riuscivi proprio a far presa sull'asfalto. Quindi dopo vari tentativi, ne abbiamo provate tutte, abbiamo deciso di fare retromarcia e lasciare la macchina non proprio in fondo alla discesa, diciamo metà. Quello che avete visto prima era soltanto l'ultimo pezzettino della salita, che paradossalmente è anche quello peggiore, perché con quasi 20 cm di neve la cala è passata stamattina
alle 8:30, poi non è più ripassata, con appunto quasi 20 cm di neve, anche quella minima rampettina, seppur corta ma molto ripida, non ti permette proprio di andare su, a meno che non si ha il 4x4 o un pandino, che è la cosa migliore in caso di neve, il vecchio pandino. Però vabbè, niente, alla fine abbiamo deciso di lasciarla lì e andremo a riprenderla domani mattina, anche perché stasera danno acqua, quindi dovrebbe sciogliersi la neve, danno acqua tutta la notte ma anche tutto domani, quindi si scioglierà sicuramente la nostra avventura. Ma ogni anno succede, ormai lo sappiamo, siamo abituati, non siamo neanche gli unici che fanno così, perché è inutile arrabbiarsi, visto che la cala passa poco, passa solo la mattina e la sera, ma non è una critica, anzi, siccome ho uno zio che esce con la cala quando nevica, so cosa vuol dire e so che non hai una strada sola da fare, ma devi accontentare un po' tutti, quindi quando finisci il giro è ora di ricominciare, ma in quel frangente di tempo è normale che qualche disagio si crea, soprattutto se nevica così tanto come sta facendo oggi, quindi non è una critica a chi fa la cala, ma magari più rivolta al comune, che dovrebbe prevederne un po' più di mezzi spazzaneve, spargisale, quello sì magari, però insomma è sempre così ogni anno, quindi ripeto, siamo abituati, va anche bene, ci siamo fatti una camminata sotto la neve, ci siamo anche divertiti, ci siamo rilassati, anche se può sembrare assurdo. E niente, adesso vado a fare un po' di cose al computer e poi si va in cucina a cucinare. Mi sono messa subito al montaggio di due video che vorrei caricare la prossima settimana, quindi ne approfitto perché ho un po' di tempo. E quindi uno è uno svuota la spesa, e vedete che ho cambiato modo di farli, ho seguito il vostro consiglio, perché l'ultimo svuota la spesa, che risale a Natale, l'ho fatto proprio così, vi è piaciuto perché si vedono bene tutti i prodotti, e quindi ho deciso di farlo ancora anche stavolta così. Questo rumore che sentite è il lavandino, perché sta andando la lavastoviglie, è abbastanza lunghetto, sono 13 minuti, ma manca l'introduzione che devo ancora filmare, perché questo l'ho filmato qualche giorno fa e siccome ero impresentabile ho detto no, l'intro aspetto e la girerò. Volevo girarla oggi effettivamente, però non lo so, mi sa che la girerò nei prossimi giorni. E l'altro video che sto montando è il vlog della settimana scorsa, eccolo qua, anche questo lo vedete la prossima settimana, per me la prossima settimana, per voi probabilmente l'avrete già visto, anzi sicuramente l'avrete già visto, perché se starete guardando questo vlog, quello della settimana scorsa, ormai l'avrete già visto, stravisto e rivisto. E siccome mi chiedete spesso con che cosa monto io i video, vi dico che i vlog li monto con iMovie, perché comunque sono più semplici, non hanno bisogno di effetti particolari, transizioni particolari eccetera, ma anche perché essendo video molto lunghi, con Final Cut, ossia il programma con cui monto tutti gli altri video, verrebbero tipo 5 giga di video ed è una cosa impossibile, cioè ci metterei le ore per caricarlo. E invece tutti gli altri video li monto con Final Cut Pro, con cui mi trovo benissimo effettivamente, e ci tenevo a dirlo, perché a dire queste due cose, perché davvero molto spesso ricevo mail o messaggi in cui mi si chiede con che cosa monto io i video. Allora, stiamo facendo degli intrulli. Dai, aggiungere ancora, se no assaggia un po'. Buone, dolce! Stiamo facendo dei biscotti, perché uscire di nuovo di casa non se ne parla, perché dato la neve. Allora, abbiamo trovato, anzi lui ha trovato, guarda che sei, una ricetta di biscotti tipo cookies, è una ricetta americana, se la ritrovo ve la metto da qualche parte, cookies alla banana con, come si chiama questo, burro di noccioline. Quindi siamo partiti schiacciando due banane mature, abbiamo aggiunto, quanto hai aggiunto? Un cucchiaio di zucchero di canna, mi sembra, e adesso andiamo ad aggiungere l'estratto di vaniglia e un po' di burro di arachidi. Ora, siccome la ricetta originale prevede le cups, quindi le, come si dice, le tazze, noi andiamo un po' ad occhio, quindi aggiungeremo un po' così. Ah, ne metto poco. Sì, non ne mettere tanto. Non so neanche quanti ne vengono fuori con questa ricetta. Dobbiamo aggiungere anche la farina, ovviamente. Stavo dimenticando, ma va anche la farina. Serve. Sì, quello serve, burro di arachidi. Andiamo a caso. Cioè, che ricetta è? No. È
amore, hai trovato l'unica ricetta. Ma cosa c'è scritto lì? 16 un cucchiaio o un cucchiaio? Un quarto di tazza. Di questo? Sì, di burro di noccioline. Ma come fai a metterne un quarto di tazza? Non è mica denso. Perché loro usano le tazze, lo fanno sciogliere e usano le tazze. Un quarto di tazza. Un cucchiaio. A caso, proprio a caso. Ma quale hai preso? Quello crunchy o quello? L'altro. Perché qui c'è quello. Questo cos'è? Questo crunchy. È crunchy, quello con i pezzi. E questo invece è quello soft. Creamy, come si chiama? Non sì, lo so. Creamy. Vabbè, comunque sono buoni tutti e due. Io non riprendo il casino che tu stai facendo in questa cucina perché mi vergogno, ma guarda che sei disordinato veramente. Dai, aggiungi la farina, va? Che poi mettiamo anche le gocce di cioccolato. A occhio anche quella? A occhio anche questa. Ma veramente? Eh sì, è una frolla. La cucina è anche saper improvvisare. Abbiamo raggiunto la consistenza giusta con la farina. Andrebbe messo baking soda, però io non lo metterei. Non... Guarda che si spanciano, eh. Così si attaccano tutti. Tesoro, l'impasto è quello? Ma si allargano tanto, eh. Sai che i cookies vengono grossi? Non è che c'è tanto impasto. Facciamo due infornate piuttosto. Speriamo siano buone. Allora, assaggiandoli così, il gusto è buono. È che mi sono accorta di, non so perché, ma io mi sono immaginata il burro di... Giusto. Me lo sono immaginato io il burro di noccioline, Penny. In realtà diceva burro fuso. Dicevo che non so dove mi sono letta burro di noccioline, so come si dice in inglese e infatti dopo mi è venuto il dubbio e ho detto no, ma questo non è burro di noccioline, però ormai l'avevamo già aggiunto, quindi va bene così, anche perché ci sta bene con la banana. Quindi inforniamo la prima infornata, sì. Vediamo come viene l'esperimento e poi cerchiamo, se viene bene, cerchiamo di dare un po' delle dosi di questi ingredienti così messi a caso. Adesso invece mi metto a preparare la cena con il mio aiutante. Sì, sì, ha detto di no con la testa, ma sì, sei stanco, mi aiuti? E, però non vi faccio vedere i vari step, vi faccio vedere giusto il risultato finale. Penny, guarda, è una delicatezza nell'aprirti la porta. Vi faccio vedere, e tu hai una delicatezza nel chiuderla col piede. Ha fatto il male? No. Dicevo che vi farò vedere giusto il risultato finale perché ho intenzione di filmare un video in cui preparo la cena insieme a voi e quindi ve la filmo e saltiamo qualche passaggio in questo video e lo vedrete poi. Allora, non saranno proprio bellissimi, però sono buoni, vero? Sei un po' soddisfatto? Hai soddisfatto questa voglia di dolce improvvisa? Era meglio il burro. Utilizzate il burro magari, oppure non lo so, l'olio si può anche provare se non vi va di usare il burro. Anche il burro d'arachidi secondo me ha il suo perché, però non è che rimangono proprio croccanti come una pasta frolla, vedete, sono un po' ciccosini, tralasciando il fatto che sono un po' bruciacchiati, però non sono male, manca un po' di zucchero. Questo è quello che vedrete prossimamente. Quindi se vi interessa la ricetta, mi raccomando, dovrebbe uscire dopo questo vlog. E allora buon appetito! Buon appetito! I regali della mia mamma. Lei è andata al supermercato, si è ricordata che un giorno le ho detto che avremmo voluto provare il Milka Oreo, quello che si vede ultimamente in pubblicità, quello nuovo, e l'ha visto e l'ha preso perché noi non l'abbiamo trovato ancora. E poi ha preso anche gli Oreo Double Cream perché le ho detto guarda sono buonissimi e li devi provare. E siccome a lei non piacciono gli Oreo li ha presi e mi ha detto no ma sono per voi. Ok, quindi abbiamo un po' di viveri. Questo invece è un acquisto che ho fatto stamattina. Guardate com'è carino questo cappellino. E lo cercavo con il pompon, lo cercavo chiaro, questo è carino perché ha tutte le perline, tutti questi strass, ma la cosa fighissima è che all'interno è tutto felpato, quindi è bello caldo caldo e non è di quelli che ti scivolano sugli occhi, rimane proprio lì bello, bello fermo. È veramente molto carino anche il colore perché è un beige, io ho un piumino beige, quindi perfetto. E poi vi faccio vedere altre cose che invece ho preso stamattina che non vi ho fatto vedere. Sono stata da Acqua e Sapone, come prima cosa ho preso lui, questo burro cacao, il Blistex. E questo è quello ai tre burri, ossia, aspettate perché non me lo ricordo, dovrebbe essere burro di mango, burro di karité e burro di qualcos'altro, però non me lo ricordo qui.
Non c'è scritto. No, però ha un profumo buonissimo di caramello e non l'ho mai provato, però in molti me l'hanno consigliato come burro cacao, visto che ho le labbra che sono un disastro, quindi ho voluto prenderlo. Poi ho trovato queste mini spugnette che sono tipo le beauty blender, tipo le mini beauty blender, sono due, le ho pagate, non mi ricordo, sui 5 euro, 5-6 euro, non mi ricordo, però comunque costano molto 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 meno rispetto alle beauty blender. Vediamo un po' come sono, la dimensione è proprio la stessa, sono identiche, vediamo un po' come sono. C'erano anche un po' più grandi, però ho preferito le micro. E poi ho preso anche questo astuccio con, aiuto, all'interno dei flaconcini vuoti. Sono tre, con il tappo normale e uno invece spray. E mi servono perché settimana prossima, giovedì, devo partire e quindi mi servono in aereo. Però non vi dico altro perché vedrete poi prossimamente su questi schermi. Si sente solo lei. Chissà cosa vede, cosa ha sentito, cosa ha visto. Comunque guarda la neve che c'è sul paletto della ringhiera. Ce n'è? Sì, ma si sta schiacciando. Buongiorno. Buongiorno a tutti ragazzi. È sabato mattina, questa è la situazione. Non ha piovuto e quindi non si è sciolto un cavolo e anzi sembra che voglia venire giù qualche altro fiocchetto di neve oggi, però perlomeno si vede qualcosa a differenza di ieri mattina che non si vedeva nulla. E quindi questo è quanto, adesso ci svegliamo un attimo, facciamo colazione e poi si va fuori a spalare perché, ripeto, non ha sciolto nulla e quindi c'è tutto il vialetto bello ghiacciato anche. La neve è bella compatta, si è schiacciata bene, faremo una fatica pazzesca. Va bene. Buongiorno. I due gabibbi in giro. Sono uguali più o meno. Siamo a passeggio. E volevo fare una ripresina prima che mi si congeli, mi si paralizzi la faccia, che non manca molto. Comunque, da notare una cosa, cioè qui non c'è neve, sembra quasi che non abbia fatto nulla, però è sempre così al lago, ne fa sempre pochissima e si scioglie sempre in fretta. Comunque abbiamo fatto la nostra buona azione quotidiana, vero? Perché stavamo camminando, ci siamo trovati questo cucciolino, questo cagnolino, in realtà non è un cucciolino, questo cagnolino maltese, tipo grande come la testa della Penny. Hanno iniziato a giocare libero, col guinzaglio ma col cappottino libero, credevamo che fosse di un signore che in realtà poi ha attraversato la strada e se n'è andato. E quindi abbiamo detto, mi sa che non è il suo. Ci siamo guardati in giro, non c'era nessuno, di chi è questo cane, di chi è questo cane, boh. E stava andando verso la strada, verso la provinciale, comunque c'è casino oggi, sono tutti a casa. E quindi a un certo punto ho detto, senti, io ti prendo in braccio e andiamo a cercare il padrone, perché la Jenny queste cose, no? Proprio io me le trovo sempre questi casi, li attiro. E niente, alla fine mi è venuto un flash camminando sul lungo lago, mi ricordavo di averlo visto in un ristorante dai proprietari. Infatti sono entrata, ho chiesto, è vostro questo cagnolino? Ah sì sì, grazie. E quindi alla fine abbiamo trovato subito il proprietario, la Penny un po' dispiaciuta perché avrebbe giocato volentieri con un fratellino. C'è qualcuno che fa finta di niente, orecchie da mercante, un fratellino per la Penny. Non ci sono. La Penny dov'è? Vabbè, niente fratellino per la Penny. Però abbiamo fatto la nostra buona azione quotidiana. Non la faccio cadere la torta. Oggi giornata di sgarri per combattere il freddo. Però non posso farvela vedere perché è chiusa, è proprio sigillata, quindi quando la apriamo dopo faccio vedere che torta è. Com'è che si chiama? Siracusana? La torta? Sì, ce l'ho con te. Sì. Siracusana.